a San Giovanni Rotondo questa fonte, quest'acqua, arriva poi nel fonte battesimale, no? Abbiamo spesso parlato in questi giorni, abbiamo citato la parola sorgente di vita, sorgente di felicità, sorgente di amore. Per noi credenti Cristo è la nostra felicità, ma quel Cristo che è crocifisso. Dolore e felicità per il mondo sono antinomie, sono parole in contrasto che non possono armonizzarsi. Invece nella fede in Cristo la croce e la felicità diventano conseguenti l'uno all'altro. La croce è il dolore offerto per amore, il dolore vissuto per amore, il sacrificio vissuto per amore genera felicità. E la felicità è nella croce, la felicità è nell'amore, la felicità è in questo Cristo che si offre liberamente, che si offre per dono, soltanto come dono che ci libera e che ci salva. E oggi, dopo aver ricorso a poeti, a sociologi, a filosofi, anche a teologi, oggi voglio leggervi la frase dell'autore di questo libro che ci sta accompagnando, Felici perché amati, la gioia dei figli di Dio, fra Emiliano Antenucci, che è un frate minore cappuccino, il quale così si pone una domanda e nello stesso tempo si risponde. Dice: perché mi sono fatto frate? Per rendere felici gli altri. Meglio ancora, perché un altro mi ha reso felice e mi rende continuamente felice. La vocazione è risposta alla felicità che mi è donata continuamente dal cielo. Questa felicità che mi viene da chi mi rende felice ogni giorno, e cioè da questo altro che è Cristo, da questo altro che è il Signore. Quindi io posso rendere felici gli altri, torna ancora una volta questo concetto, nel momento in cui qualcuno mi rende felice. E questo qualcun altro è Cristo. Cristo che poi ci dona la gioia vera, la gioia dei figli di Dio. Ecco, ciò che distingue la nostra gioia cristiana dalla gioia del mondo è appunto una gioia che nasce da una figliolanza, cioè dall'essere figli di Dio. Una figliolanza è la parola filius, ha già in sé, come abbiamo visto in qualche puntata precedente, l'etimologia della parola felicità. Filius poi ti porta ad allattato, un bambino tu lo devi allattare. Ecco, per essere felici noi dobbiamo essere gli infanti di Dio, lasciarci allattare da Dio ogni giorno, allattare al seno della sua felicità. Ci vediamo domani, Parepio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!